Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete su questo canale. Non parliamo di profumi oggi, parliamo in parte di profumi. In particolare stiamo andando a mangiare il sushi in questo momento e facciamo un video un po' diverso dal solito perché mi va. In questo periodo in cui siamo tutti in cerca dei regali, vi porterò con noi, insieme al telecameraman, alla scoperta di a mangiare il sushi e poi da acqua e sapone. Così andiamo insieme. Sì, eccoci qua, ragazzi, siamo all'interno dell'acqua e saponetta. Attenzione, Alex si avvicina al reparto profumi, guarda un pochino stizzito. No, però questo è interessante, Vadi. Questo è molto interessante. No, anzi, per me sarebbe a 26,90 €, buono, non è male. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Questa è tutta robaccia, già scavalli, tutta la roba orribile. Job Home, 29 €, non lo pagherai nemmeno 15. One Million, sempre alla grande, con prezzacci che non pagherei nemmeno 10 €. Poi vedo che non c'è rimasto moltissimo, anzi, è andato tutto, niente. Poca roba, per le donne, vediamo un po' per le donne se c'è qualcosa. Burberry Black, ah, ce n'è uno di Burberry che è buono, ma non mi ricordo qual è. Sì, però non ci stanno i prezzi. Niente. Bene, il mio consiglio è continuate a comprare online. Niente, dai. Ah, Rem, lo sai che è buono questo qua. Dolce Gabbana The Only One pure è buono, fammi vedere un attimo. Vediamo il prezzaccio. Questo è da donna, è buono. Vedete quanto sta? 66 €. Ma li mortacci loro, no, qua. 52,80. Ah. 52,80, qual è? Quello da 30 ml? Sì. No, un po' caro. Vabbè. Comunque d'acqua e sapone, bene o male, ogni tanto si trova qualcosina interessante a prezzo buono, dai. Le lascio anche il catalogo di casa. Sono 6,96 centesimi. Se là per caso 1 € e no. Ah, sì. Allora, adesso faccio un blind sniff di Aegyptus. Te ridi. Blind sniff di Aegyptus di profumi d'Oriente, tesori d'Oriente. Aspetta, mi preparo, devo entrare nel mood di Aegyptus. Vado. Madonna, che spruzzo. Sai, bagno schiuma. Vabbè, tanto questa era per comprare la tovaglia Silvia. Però mi piace la boccetta come è fatta. Che c'è sta? Giglio blu del Nilo. Siamo tornati a casa. Devo dire che in realtà non è malaccio.
Buono, non è malaccio, non è malaccio, devo dire la verità. Sa di pulito, ma allo stesso tempo però ci dà quel quid in più. Pulito, ma con qualcosina di più floreale. Questo Egyptus. Dov'è? 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 Ce l'avevo in mano un secondo fa, dov'è? La sigaretta. No, non è possibile. Non è possibile. Allora andiamo in bagno, dai, vieni con me, andiamo in bagno. È vero, era qui. Perché io vedo che... Non sei centrale, non mi stai a riprendere centrale. Adesso farò una skin care, però vi faccio vedere come faccio la skin care la sera. Inquadra qua. Praticamente quello che succede principalmente la sera è questo. Siamo in diretta, andremo in diretta su TikTok, perché se non mi seguite su TikTok, skin care serale, ma sì, lasciamo così. E... Così potrete vedere anche come faccio la skincare. Tanto andiamo live su TikTok. C'ho delle occhiaie spaventose, ma che è? Perché c'ho tutti gli occhi rossi? Vabbè, me li sono sfondati, me li sono stropicciati. Mi sono sfondato l'occhio. E allora, ieri sono andato da Yves Rocher e ho comprato due prodotti, due nuovi prodotti che mia mamma vuole incularmi. Questi, il siero di qua e la crema di qua. Questa è una... in realtà non è proprio una crema, questo che era un trattamento. E li ho già provati ieri sera in live su TikTok, insieme agli amici di TikTok, che ogni giorno praticamente cambiano, sempre diversi. Però vabbè, e quindi faremo un pezzo di skincare insieme mentre ci guardano su TikTok. Allora, prima di tutto, come vi ho già detto in un altro video... Oh, aspetta, qualcuno mi ha offerto un caffè. Grazie, grazie del caffè. Brumo. Abito alle Maldive. Beata a te, Serena. Vedi, Serena ci scrive dalle Maldive e ci fa rosica a tutti quanti. Vabbè, comunque. Prima, quindi, ci sta Silvia dietro che... Cosa dici? Cosa dici? Allora, ci laviamo... Cosa? Cambia pure qualche inquadratura ogni tanto, fai vedere, non lo so, fai vedere i peli del naso, cose qua. Ok, intanto da su TikTok vedono, vedi, il cameraman che ci guarda. Ok, allora... Certo. Vabbè, allora non si vede un cazzo, su. Comunque... Usiamo il coso, Silvia, me la insegnavo Silvia a me, ci laviamo la faccia. Per togliere tutto lo sporco sul viso, accumulato durante la notte, se ce lo facciamo la mattina, durante il giorno, quando usciamo, se ce lo facciamo la sera. Nel mio caso io utilizzo un detergente per la pelle secca. Qui fanno 50 gradi all'ombra. Ah sì? Azz. Qua invece ne fanno 13 al sole. Bene, poi una volta che ci siamo lavati per bene il viso, ovviamente, il Mancera Red mi sa tanto sul femminile e mi pare che assomiglia al 1 Million. Abbiamo assistito in diretta ad una bestemmia. Ragazzi, ciao Ale, ciao Fred, grandissimo Fred che ci segue sempre su TikTok, grandissimo. Adesso, ovviamente, ora ci mettiamo il contorno occhi. Ciao Aurora. Chi è? Ma che cosa sta a dire? Dai, chi se ne frega, mettiamo solo... Basta, cioè... Bene. Poi... il siero. Ieri Chiara è entrata nello streaming e mi ha detto prima si mette il tonico, ma io non ce l'ho il tonico, quindi mettiamo 1 2 3 4 5 6, ma soltanto perché questo è molto
molto acquoso, ne metto un po' di più. E poi, non lo so, ancora mi devo un attimo, faccio così. Eccoci qua. Oh. Tanto salutiamo gli amici di TikTok. Sta pure zio. Sta pure Victor. Sono in doppia, double penetration. E poi andiamo di crema, ovviamente. Ne basta pochissima di questo perché è proprio grassa, come che. Bella Zeus. Ti avevo visto che c'è stavi, hai visto? Ok. Oh, ci siamo. Interazione double penetration completata. Aspetta un attimo, leggiamo insieme il commento di Ciccio. Ho intenzione di prendere il Versace Fresh per qualità-prezzo. In che situazione? Lo puoi indossare quando vuoi, è molto versatile. Quello ha scritto sera, era appena arrivato. Ok. Mi spiace un po', però... Sapete che YouTube è la mia prerogativa. Prima di tutto YouTube, poi tutto il resto, poi TikTok e quant'altro. Perché è importante. Adesso abbiamo fatto la nostra skincare. Andiamo a costruire la capanna per il presepe. Andiamo. Vi presento la capanna di... La capanna. Che dobbiamo finire. Andiamo. Ah. Vieni qui, accomodati con me. Benvenuto al mio cammino. Vi ripresento la mia capanna. A questo momento potresti spostarti effettivamente, far vedere un pochino la capanna. Entra nella capanna, entra. Non vedo cosa sto riprendendo. Entra, vai nella capanna. Ecco qua. La nostra giornata si conclude con la casetta dei Re Magi che è quasi completata, ve l'ho fatta vedere. Ditemi se vi piace nei commenti, ci ho messo tipo 3 giorni per fare quella robaccia lì, però mi piace, molto rustica, molto... Mi dà... Vabbè, poi magari in live parleremo della storia dei presepi, cioè non della storia dei presepi, però perché mi piacciono i presepi, mi piacciono parecchio i presepi. Nulla, quindi monterò il video, non so che cosa esce fuori, probabilmente sarà un video molto corto. Fatemi sapere quindi se questo tipo di video può in qualche modo interessarvi. E niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo. E vi devo far scoprire 2 profumi che mi sono capitati tra le mani ultimamente. Tanta roba.